99 cani e un lupo, Giuseppe Carlucci. Questo è proprio l'esempio di come dal reale si passa al virtuale e poi si sente la necessità di mettere nero su bianco la propria vita vera. Sì, il libro nasce da una serie di foto scattate appunto in alcune delle mie escursioni, perché sono anche un fotografo naturalista, quindi uscendo ho scattato delle foto non solo di paesaggi, a volte mi è capitato di trovare dei cani randagio, cani di masseria, e ho... ai quali hai dato un nome? Sì, alla fine ho dato un nome a tutti e alcune storie le ho desunte, diciamo, da persone che erano nei pressi di quella zona, eccetera, che mi hanno raccontato qualcosa di quel cane. In altre circostanze invece sono storie di pura fantasia, ho pensato io quale potesse essere, diciamo, la sorte o comunque quella che era la storia di quel determinato cane, e quindi ho iniziato a postarle sul mio profilo Facebook. Da ciò è nata una serie di apprezzamenti che mi ha portato poi a scrivere il libro. Quindi 99 cani, ma e poi c'è Biagio, eccolo qua Biagio. Biagio è un lupo con cui ho avuto, diciamo, questo incontro fortuito il 3 febbraio, giorno di San Biagio, da cui il nome del 2016, e praticamente ci siamo veramente guardati negli occhi, perché me lo sono trovato a pochissima distanza, tant'è che avevo un teleobiettivo, inizialmente non riuscivo proprio perché l'ottica era molto spinta a poterlo fotografare, quando si è allontanato sono riuscito a fotografarlo ed è stato un incontro straordinario. Guardare un lupo negli occhi credo che sia un'esperienza unica, che se ti capita nella vita non la dimentichi mai più. Soprattutto se non ti aggredisce. No, ma il lupo non aggredisce l'uomo, sfatiamo questo mito. Ecco, diciamo. Il lupo in Murgia è importantissimo, perché è forse l'unico elemento che può limitare la presenza dei cinghiali, perché appunto si ciba di giovani cinghiali e quindi ne riduce il numero. Altre soluzioni non so se avrebbero successo. Il lupo non aggredisce l'uomo, anzi ne ha paura, e questo è stato un caso singolare. Biagio è stato, come diciamo, stranamente attirato da me, era curioso, era un giovane lupo, ha visto questa cosa, probabilmente non sapeva di cosa si trattasse, parlo della macchina fotografica, quindi in qualche modo ci siamo visti, avvicinati, io poi l'ho fotografato. È stato un incontro che è durato solo qualche minuto, forse anche meno, però è stato un incontro importante e ne parlo un po' della storia di Biagio anche nel libro, perché anche per lui ho pensato quale potesse essere il motivo che l'aveva portato in quella determinata zona. Un motivo che spinge anche te ad andare a curiosare nell'ambiente, no? Sì, io, diciamo, lo devo fare necessariamente per lavoro, perché come dicevi prima, giustamente, sono una guida ambientale. Però oltre a fare questo, essendo fotografo, cerco di catturare i momenti migliori, i momenti più belli, la luce migliore di determinati luoghi e riportarli nelle mie fotografie e anche, come in questo caso, nei cani che ho appunto fotografato e riportato in questo libro. E quindi per gli amanti dei cani e del lupo di Biagio, un libro di Giuseppe Carlucci, come può fare chi volesse leggerlo a prenderlo? Il libro è edito da Foss, che è una casa editrice di Corato, quindi si può scrivere direttamente alla casa editrice o cercarlo in libreria, perché ovviamente è anche presente in libreria o in rete. E quindi 99 cani e un lupo di Giuseppe Carlucci, Foss Edizioni.